está nada de comer. Bicho do coco entrou minha casa. Meu amor sollosa, mega falou. Quando a cabeça fode, hasta ya reventar. Quando a cabeça fode, o bicho va pegar. Bicho do coco mandou me matar. Bicho do coco mandou uma cadeia. Bicho do coco quitou libertar. Bicho do coco deixou maquelado. Bicho do coco. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou a balar. O bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os cartos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. Bicho do coco entrou minha casa, meu amor sorriso a mega falou. Mega falou! Ma che è successo? Che è successo? Accaduta la mucca del CES, veramente. Signori, buonasera. Scusatemi se non vi guardo. Buonasera. Vediamo un attimo se c'è qualcuno. Più che altro dovrei controllare. Non so. Vediamo un attimo che devo fare un tentativo. Vediamo un attimo che. Perfetto, funziona tutto perfettamente. Signori, buonasera e benvenuti in una live approssimativa dove di nuovo il delirio si sta accumulando verso di là, poi anche di là. Diciamo che non mi sono proprio organizzato per fare live questa sera. Signori, com'è stata? Come va? Ci sentiamo un po' di musica, un po' così, per cercare di capire se tutto va bene, se tutto si vada bene, se tutto è in forma, che bisogna essere informativi. Ai ai ai, signori, che novità, che cosa mi portate di bello. Signori, scusatemi questa sera, ma ho fatto come sempre, ho fatto un po' a lotta fotonica. Ho fatto un po' di lotta fotonica con me stesso, sempre per startare questa live, che diciamo che non sono le live serali, secondo me sarà la glicemia, sarà qualche cosa da boomer che mi blocca, vabbè, l'ansia, il fatto di tante cose a livello psicologico che mi danno totalmente noia. Signori, siamo sul canale di Beduino Ruben, siamo sul canale, messo gli occhiali da lontano perché un pochettino mi risulta un po' meglio. Signori, sono Beduino Ruben, sul canale più interattivo, negativissimo dell'universo. Stasera ci siamo in compagnia di tante persone, minchiate. Siamo qui, siamo che aspettiamo un po' di persone per chiacchierare, per fare un po' di convenevoli, un po' di chiacchiere sul mondo che ci circonda. Signori, stasera diciamo che già ero negativo, ho visto poi alcuni spezzi di alcune live che mi hanno cringiato tantissimo, e quando sembrerà strano, ma io alla mia veneranda età, quando vedo certe cose, sento certe cose, mi parte la neuro, quindi quando mi parte la neuro faccio sempre i miei giri pindarici pensando al mondo quanto può realmente fare schifo, soprattutto ovviamente quando si ha a che fare con pensieri inerenti al mondo femminile, a cose brutte che realmente succedono nel mondo, queste cose. Io sto parlando del femminicidi e cose di questo genere, signori, io ve la dico, faccio taglia corta, non mi va nemmeno di dirlo in maniera poco, io sono un boomer, lo sanno tutti, quasi 45 anni, li faccio ad aprile, e vi posso dire che quando sento certe cose io mi dimentico di essere cristiano, mi parte l'embolo, come si diceva ai miei tempi, mi parte lo sclero fotonico. E pazienza, perché penso che io ho una sorella più grande di me, sorella di Bedu,
che io voglio tanto bene nella mia vita, e penso che se una persona si dovesse permettere di fare una cosa del genere o dovesse rovinare la vita e rendere infelice mia sorella fino ad arrivare a punti così estremi, io mi faccio 30 anni senza nessuno che mi dice non è una cosa molto democratica, non è una cosa molto così, vabbè. Infatti anche questa sera ho copiato il mio ennesimo titolo dai video di tendenza di YouTube, perché non ho capacità di scrivere un titolo intelligente e interessante, e magari con la scusa mi rubo qualche visualizzazione. È stato modificato più del 30%, quindi è come se fosse un titolo unico. Potere del marketing, amici potentissimi, come state? Ma c'è la, io non capisco se sono i miei occhiali, la lente che sto usando, non so. Signor avvocato, ma lei come la vede questa lente? È zozza o zozzissima? Come sempre, il pettinarsi per il beduino in questo periodo è una forma d'arte. Cioè, voi amica che vuoi stare sul canale di Bedu, vuoi parlare col Bedu, mi raccomando, non ti innamorare subito della mia prestazione, della mia folta chioma potentissima. Signore, abbiamo aggiunto un paio di persone sulle canali consigliati per evitare che comunque in mancanza del dottor sottoscritto Bedu Nazione Popolare e vuole fare lo streamer, che ha poteri potentissimi, e tu volevi fare il ricco, invece sia tu che io non abbiamo concluso un cazzo. Buonasera signor Cartman, anzi mi devo ricordare di toglierle il VIP, visto che già lei è potentissima con la sua sub prime regalata al dottor Beno. Come stai Tamarindo? Che hai fatto oggi? Mi hai pensato? Mi hai voluto bene? Mi hai fatto il bonifico? Non hai fatto nulla di tutte e tre cose. E poi mi dici che mi vuoi bene. Strunzo. No, questo matrimonio non sa da fare. Niente, siamo qui che si sta parlando un pochettino di cose serie, cioè, ma anche fondamentalmente così. Senti, le volevo chiedere, signor illustrissimo Inge ma potentissimo, ma lei come la vede la videocamera, pulita o zozza? Sembra, io non so se sono i miei occhiali o la videocamera o lo schermo di merda, però mi sembra un po' sporchina o no? Signor Catran, mi scusi, mi caga? Grazie. E niente signori, buonasera a tutti quelli che stanno venendo, che stanno ricevendo, si stanno ricampando. Allora signori, ora ho scoperto questa cosa, io devo fare con 6 ore di live settimanali, esattissimo, potentissimo. Ma lei nemmeno, lei che lavora per prendere 3 ore all'ora. 3 ore all'ora, scusi, ma vuole, non ha nessun diritto né sul lavoro né nella live di Beduino. Lei che va a lavorare per 3 ore all'ora non ha diritto. Lei è già stato sodomizzato fiscalmente e anche mentalmente, quindi non può dirmi queste cose. Anzi, per sfregio ti cancello pure il messaggio, così impari. E lì il messaggio, ma così, in senso goliardico. Guarda che Giscanto maratona infinita, quello è il lavoro. Sì, però c'è una... Ma lui è lui, io sono io. Io in un mese ho fatto 9 sub, lui quanto sub ha fatto in un mese? Minchia, che poi capito 9 sub, 10 no, 9 sì, va bene signore, cazzo mene. Cartman che andava bene, Chernobyl, no, lascialo stare, si sta scherzando, almeno io scherzo, è lui che è un faccia da tamarindo che dice, ridendo e scherzando, dice quello che pensa, vabbè, ognuno è libero, no, ma lui... Il signor Cartman, lui se non mi amasse alla follia e non sentisse la mia mancanza non sarebbe qui, come è rimasto sempre comunque satellite del Beduino, perché fondamentalmente lui mi tratta male perché in fin dei conti dentro di sé si riconosce un po' Beduino.
e vorrebbe estirpare dentro di me quella parte, diciamo, innata di essere buono, bravo, bello, stupendo, intelligente, super mega power, prossimo presidente del Consiglio siciliano. E invece no, siccome lui pure lui mi vorrebbe rendere duro tipo Full Metal Jacket, capito? E a 40 anni mi va a fare insegnare i coserie della vita, capito? Vabbè, punti di vista, punti di vista. Stasera Beduino pure un po' acidino. Stasera niente coccole dopo la live. Signor Cernia, signori, possiamo farci, visto che c'è il Beduino in potentissima postazione, possiamo fare il grandissimo SO al nostro amico Cernia del cuore. Vabbè, i poteri potentissimi devono fare cose. Signori, stasera ci siamo evoluti. Signori, vedete questa cosa di qua che sto indicando col dito così? È un regalo. Allora, ho avuto una botta di culo. È un'altra, diciamo, pseudo-evoluzione per la mia casa. Qua dentro, là dentro, c'è una scheda normalissima con un contratto di un certo tipo, di una certa quantità di gighi. I gighi fontativi. Oh! Occhio, una certa quantità di gighi che praticamente abbiamo portato, diciamo, ritornato un po', possiamo dire, tra virgolette, il wifi a casa, anche se noi continuiamo a usare la potentissima linea di banda del cellulare, però diciamo che mi aiuta a fare delle cose. E praticamente, signori, abbiamo una new entry sul canale di Bedu. Non so se dirvelo, non dirvelo, se spoilerarlo. Comunque c'è una new entry interessante. Signor Chernobyl, i poteri forti volevano sapere da noi, volevamo sapere se lei oggi poi ha fatto quella sua bellissima corsettina ginnica per abbattere il colesterolo. E onestamente, da come si vede dalla mia panza, colesterolo veramente veramente poco, anzi, prima che mi cresca una bella terza, una bella seconda di tette, penso proprio che il Beduino, non dico subito, ma magari fra qualche mese, comprerà dei manubrini, degli si metto nel letto, dritto nel letto, che dire, tettonissimo Beduino. C'ho le tette alla Pamela Anderson, c'ho una bella quarta tisa, sapete? Allora, non so se avete voi visto, facciamo un po' di body shaming gratuito, non so se voi avete mai visto quelle ragazze che fanno bodybuilding, soprattutto le straniere, che praticamente invece di avere tipo il petto muscoloso, ce l'hanno, però si rifanno le tette così tantissime che poi praticamente non si capisce se sono palloni da calcio, se sono delle tette fotoniche, non si sa. Signore, fra poco diventerò così, sarò asciutto, ma con due tette meravigliose, così appena viene, ritorna Cartman, gli si alza la mangusta. Oserei dire, tette fotoniche, le tette sono approvate dai poteri potentissimi. Infatti, perché senza i poteri potentissimi non si può fare niente, signori. Abbiamo, signori, come dicevo poco fa, abbiamo una nuova entry, abbiamo la voce fuori campo, signori. Noi vi faccio salutare dalla voce fuori campo. Un attimino, a tempo che la faccio parlare. Ciao, sono la voce fuori campo. Vediamo se legge, vediamo se questa cazzata che sto facendo. No, voce fuori campo. No, l'ha letta. No. Ciao, sono la voce fuori letta. Campo. No. Ciao, sono non, la voce fuori letta. Campo. Un bordello, signori, questo si chiama effetto Larsen, per chi non lo sapesse.
Allora, implementare i sound alert della dashboard. Allora, signori, allora intanto salutiamo il signor Manganaccio, che è da tanto tempo che non vengo. Io onestamente io ho una paura, ho paura che tutte queste persone che stanno scrivendo in live sono tutte alter ego, tutti alter ego del signor Cartman. E va bene. Signore, ho sentito che i poteri forti mi hanno chiamato per venire a salutarla. Allora, signori, ringraziamo i poteri fortissimi, quasi potenti, che mi dicono io che il beduino è live, cerca di fare contenitivo. Come la mutanda contenitiva, io il beduino fa lo stesso. Unica domanda di rito, signori, come si vede la Manatasi, buonasera signora Manatasi, buonasera, benvenuto. Come si vede? Si vede bene, si vede limpido, si vede zozzo. Cioè, praticamente ho la videocamera zozza, ditemi un poco. Il signor Bedu, che cazzo ha letto? Ma è Siriusmo quello che... No, io non lo so come si chiama, un attimo che glielo dico subito. Si chiama Daniel Averi. Viene preso dalla colonna sonora del gioco quello di Sant'Andreas, praticamente. Sì, tipo anche non lo so chi cazzo è questo, lo sto leggendo adesso per la prima volta. Può essere tutto. Come sta, signor Manatasi? Come va? Signori, che mi dite? Com'è andata la vostra giornata? Avete fatto qualcosa? Avete flexato di aver conosciuto un grande streamer di nome Beduino Ruben della Sicilia, da Palermo, con i poteri potentissimi? Avete flexato con le vostre amiche che conoscete un big streamer? Ha detto... E quella là dietro è una canna da pesca? No, è un'antenna per radio VHF. Signorina Manatasi. Manatasi, lei è una lei o lei è un lui? Mi faccia capire. Oppure non ha genere? Sì, lei è un genere non binario, mi dica. Allontanarsi dalla linea gialla, anzi te lo faccio così. Allontanarsi dalla linea gialla. Potentissimo, solo Beto può fare queste cose. Ah, questo è il fratello di Manatasi, che era arrivato pure lui con il cambio. Sì, praticamente è bellissima questa cosa. Io, per me è una droga, perché quando la uso una volta poi devo stare almeno 2 minuti a stare fermo con le mani, perché sennò sto a fare il coglione 2 ore con sto coso del riverbero. Veramente, che poi diventa una droga fantonica. Che poi, tra parentesi, non ve lo dico ma ve lo sto dicendo, oggi sono stato in un negozio di Herbalite, signori. Sì. Perché il beduino voleva... Siccome questi negozi fondamentalmente nascono come una specie di negozi tipo di fiori. Le parti del CB. Sì, tipo quello ignorante sul binario 45. Attenzione, barra 95, operatore beduino fa chiamata, brecco. Questa cosa è di un'ignoranza incredibile. Va bene, scusatemi, chiedo perdono per le vostre orecchie. Signori, niente, praticamente qual è il discorso? Vedi che mi ingrifa, ma lei è pazzo. Ogni tanto mi parte l'embolo, mi piace fare queste boomerate di quelle fotoniche. Vabbè, se non le faccio io le boomerate, chi le deve fare? Mi perdoni.
solo io sono il potere del grezzume, del tasciamento, solo io ho quella capacità così. Quindi signori, abbiamo la voce fuori campo, abbiamo signori la voce fuori campo che ci legge tante, potrebbe leggere tante belle cose importanti oppure meno importanti. Abbiamo la signora musica. Ma signori, signori e signori, se vogliamo, è che ancora non ho capito bene come la dovrei utilizzare, però signori abbiamo anche Alexa, sì sì signori, come i più potenti, come i migliori fotonici e incommensurabili streamer, abbiamo anche Alexa, sì sì signori, perché ancora devo capire un po' come organizzarla, come farla funzionare. Se un quando fu la fine della seconda guerra mondiale la situazione era così, invece signori oggi hai preso i mezzi, allora voi donate, il beduino si organizza. Anche se questo pomeriggio onestamente sono rimasto un po' maluccio perché il beduino si è fatto una piccola IRL in macchina di attendere prego sul canale di Bedu. È strano che non vi siano arrivate le notifiche perché ho usato l'app quella di Twitch, ci sono raccontati un po' di puttanate, un po' di cose, e poi oggi pomeriggio, poi stasera prima di entrare in live, ho avuto pure una specie di mezza chiacchierata, cioè io onestamente non ve lo dovrei dire, la dovrei risparmiare, però mentre che cacavo stavo un po' a chattare, un po' diciamo che era più una videochiamata più che una live su TikTok con il signor Embed Joe. Signori Embed Joe, chi se lo ricorda, chi di voi è stato vittima della sua simpatia, della sua ilarità e dei suoi contenuti? Io onestamente il mio conterraneo, sì è stato Monello, non è stato Monello, era meglio se eri in una live con una, sicuramente sì, sicuramente signor Manatasi 2 la vendetta, sicuramente sì. Allora, però il problema è che mentre guardavo questa live, quello mi dice vuoi venire in live da me? A parte che io non posso perché non c'ho i numeri su TikTok per fare le live, perché sennò farei le live anche là senza nessun problema. Il problema è che io poi mi stavo cacando. Non me lo dovrei dire, ma stavo proprio letteralmente cacando e io gli ho detto con molta nonchalance: no guarda, sono in disabiglie, non mi posso presentare al pubblico di TikTok la prima volta vestito in maniera poco consona. Invece ero seduto sul mio trono dove praticamente ho ma con l'invito non servono i 1000 su, no invece mi sa tanto di sì, perché una volta già o l'hanno cambiato negli ultimi mesi, perché io ci ho provato un paio di mesi fa e devo dire la verità che non mi ha fatto fare una fava, diciamola così, diciamolo in maniera democratica, non mi ha fatto fare una fava. E sono molto triste perché signori anche gli amici di TikTok fondamentalmente non si dovrebbero privare della presenza del beduino. Il beduino è un po' la cartina, non pensate drogati che non siete altro, non pensate a quello. Ma se lo volesse fare una chiamata sul Discord con te, proprio io. Ah, questa sera lei vorrebbe fare una chiamata con me sul Discord. Attenzione, aspetta un attimino. Perché proprio lei, signor Manatasi? La gallina mi è uscita. Mi manca il cellulare. Mi manca il cellulare. Ma perché, cosa mi vorrebbe dire signor Manatasi, a parte una serie di parolacce infinite? Cosa mi può dire che in chat non mi può dire? Ma la musica come si sente? Si sente bene però non dà fastidio? Oppure si sente o non si sente un cazzo? Ma per due chiacchiere, per conoscerci, sì, signor Manatasi, ma io preferirei, senza offesa, io non sono uno sprovveduto, non se la prende, però io preferirei prima fare una chiacchierata con lei in versione privata, non perché le devo mostrare i miei attributi o la mia collezione di ornitorinchi,
ma più che altro perché la situazione, perdoni, non sono io che sto parlando. Sì, lo so, signor Manatà, sì, è suo fratello, mi pare che era. Lei deve capire che io sono, cioè c'ho questo canale. No, non vorrei perdere questo canale, anche se dico che non me ne fatto un cazzo e sono, faccio scrivere e lascio molta libertà nella chat, però dico, se mi bannano il canale un po' mi roderebbe il culo. In che senso i soldi? Ma Mattilans, perché cazzo, signor Mattilans, lei è scritto con un colore arancione, scritto tutto piccolo, e quindi ho letto, ma pensavo che era il secondo account di Manatasi. Io non sto capendo niente, ho fatto come sempre la figura del boomer che leggo male Mattilans. No, io sono originale, non sono la versione Wish di nessuna cosa, non sono la versione Wish di Manatasi. E quindi ho fatto la mia figura da tamarindo come sempre. Solo io posso fare queste figure di merda. Potentissimo. Pensa che fosse Manatasi Pezzotto? No, pensavo che era tipo il fratello, il cugino di Manatasi, capito? Mattilans 97, Mattilans, ma Mattilans viene da Attila. Flagello di Dio, mi racconti, mi si esprima. Allora, io questo potrei anche chiuderlo. Questo potrei anche. Ma che Attila! Ma che. Aspetta. Chat in evidenza. No, questo no. Devo fare. Dice, beh, lui, che cazzo sta a fare? Aspetto chat. No. Sto cercando di chat in evidenza, di dettagliata alto, io sto cercando, aspetta chat. Ma dove cazzo è? Ah, lo vedi che c'è la parte di sotto. Chat a comparsa. Ah, minchia, ma ora io ora qua mi diverto potentissimamente. Ora no. No, ma lo so, ma io guarda, alla fine, sai, è comunque un format che vorrei portare già da un bel po' di tempo, quello di fare delle interviste, però diciamo che signor Mattilans, cioè, ho messo i caratteri grossi così, a parte che leggo meglio, non posso sbagliare mai i nomi, c'è scritto Mattilans grosso così, c'è scritto Itechu grosso così, perché signori, sono questi occhiali da lontano, in teoria mi dovrei mettere gli occhiali da vicino, con la faccia vicino, e voi dice, Beduino, ma poi che cazzo vedi? Che cazzo ci vuole? Cioè, prendete, vedete sempre in primo piano la tigna del Beduino, potentissima. E niente, quindi questo, signor Mattilans, perdoni che ho storpiato il suo nome fino adesso, chiedo perdono, ma sicuramente te ne sarei fatto un bel po' di risate alla faccia del Bedu, e quindi questo, signori, ma qualcuno di voi, anche se penso un po' tutti, grazie, lei, guardi, lei è potentissimo, lo sanno tutti, per questo motivo la bannerò. No, io volevo chiedere, ma qualcuno di voi si diletta in streaming, in restreaming, in clipping, in qualcosa di diverso, oppure così? Siete girovaghi digitali, girate da un social all'altro, cercando una fagiana più potente rispetto all'altra, ditemi un poco, raccontatemi, signori della chat. Allora, sembrerà strano, però questo è il momento in cui io preferisco di più, cioè nel senso, io in questo momento ho voi che mi guardate, sapete quello che sta succedendo e non sta succedendo, e praticamente è la chat, quindi non so se ci sono 50.000 persone, cioè possono esserci 50.000 persone come ce ne possono essere 1 o 2, quindi questa cosa per me è meravigliosa, perché mi un po' mi disarma, perché non so realmente com'è la situazione, questa cosa mi piace, ma mi fa terrore, e va ben così. Quindi signori,
Signor Mattilans, ma lei quindi per lei di che cosa si occupa nella vita? Anche voi altri, che mi, se volete, che mi raccontate un po' di voi, per conoscere un po' meglio i miei followers, questa gente potentissima che c'ha gli averi, no, c'ha gli Avengers o gli aerei, c'ha gli averi. Averi come si diceva una volta. E niente. Niente signori, oggi la mia giornata è stata un po' così, abbastanza tranquilla, volendo, vabbè, a parte sempre quell'impatto psicologico che voi sapete da che cosa deriva, ma penso che ci sia sempre. Ogni tanto facciamo la chiamata vocale, sì o no? Ma penso di no, non per cattiveria, ma perché avrei sicuramente bisogno del mio secondo telefono. Intanto avrei bisogno di lei di fare, che faccia o punto esclamativo Discord o punto esclamativo Telegram. Io preferisco Telegram comunque, però le volevo dire una cosa, signor Mattilans, questa cosa che io le volevo chiedere è qua. Ora mi sta arrivando adesso la notifica per quanto riguarda la pubblicità. Io vorrei sapere.
dopo la musica alzo l'audio della sua live. Dopo la musica alzo doppio, triplo, quadruplo coso. Doppio, triplo, quadruplo coso. Aspetta che ti muto. Buonasera, buonasera, Bedu. Doppio, triplo, venga sul mio Discord, coso. Entra sul mio Discord, venga, venga, venga. Non può. Come faccio? No, mi manca l'attrezzatura, mi perdoni. Signor Mattinans, mi perdoni. Scusi un attimo. Allora, intanto salutiamo tutti gli amici del signor Mattinans, perché mi sembra giusto e doveroso. Allora, è entrato sul... Allora, se io faccio il bravo... ma signor Mattinans, ma queste cose lei me le deve fare nel momento opportuno, non così che poi io mi emoziono. Come faccio? Potrei fare così. Vediamo, signor Bedu, serve il beduino. Niente, dovrei recuperare il cellulare. Niente, devo farlo per forza da cellulare, come ho fatto tante altre milioni di volte. Signor Mattinans, ma come va, signor Mattinans? Com'è la situazione? Mica bello questo titolo, è meraviglioso, bellissimo, mi piace veramente tanto questo titolo. Signori, per chi non lo sapesse, questo è il titolo fantasmagorico della live del signor Mattinans. iPhone i 4.000 euro e poi niente strumenti, che vergogna, vero signor Cartiman? Signor Cartiman, il signor Mattinans mi sta restrimmando, fa parte dei poteri forti, dei poteri potentissimi. Fosse solo la pasta asciutta che mi piace. Aspetta che sto cercando. Minchia, Picciotti, io mi sono mangiato le retine praticamente, no? Oltre al coso.
Allora, scusatemi signori, devo schioppare la musica, scusatemi un attimo, perché devo fare l'operazione fotonica di mettere sicuramente Discord. Allora, andiamo su Mattilans. Mattilans è qui. Signora Mattilans, mi scusi. Signor Mattilans, vediamo se lei è qui. Mi scusi, signor Mattilans, lei non è qui su Discord, mi perdoni. Io qua sto cercando, la sto cercando tra persone online, ma non la trovo. Sul mio Discord non la trovo, signor Mattilans, mi perdoni. Allora, facciamo una cosa. Mattilans, la mettiamo qui, era quello della musica. Allora, signor Mattilans, se lei si trova che sul tuo tipo 10 minuti poter entrare. Allora, io mi trovo sul mio canale Lounge, sul canale Discord. Se lei entra, ci sentiamo. Vedete, io sono già qua sulla zona Lounge. Salve, sono dentro. Dovrebbe essere dentro. Buonasera, mi senti? Sì, io ti sento perfettamente. Tu mi senti? Certo. Mi sento molto bene. La dovrebbero sentire pure i signori di Twitch in questo momento. Ah, bene, va bene. A te ti sentono sicuro i miei. E ti salutano, tra l'altro. Ciao amici, come state? Tutto bene? Come va? Insomma, che mi racconta questo venerdì sera? Che combina? Vabbè, lei deve capire che, signor Mattilans, lei deve capire che io sono un boomer e come tutti i buoni boomer che non hanno avuto fortuna nella vita si ritrova il venerdì sera a fare live qua su Twitch, sul signor Twitch. Ti saluta il signor Andrea Ramos 1992, mi dicono. Signor Ramos, buonasera. Lei prima era un abituale del canale di Bedu, poi non lo so, forse le avrò pisciato sulla scarpa quella sera in kebaberia, non lo so, non è venuto più qua in zona Bedu. Come mai, signor Ramos? Ormai... perché è il fratello di Sergio Ramos, capito? No. E allora, capisci? È troppo flexante, dice non si può fare vedere con i poteri piccoli. Dico, con i poteri piccoli. Non ti sento benissimo, tipo c'è sta la P che la sento tipo male. La P di Pordenone? Di Pornhub. Lei sa che io ho un canale Pornhub in cui io volevo streamare, però mi è arrivato il signor Pornhub e mi ha detto per streamare mi devi dare i soldi. Gli ho detto, allora non ci siamo capiti, qua i soldi me li devi dare tu a me, non io a te, non ho capito. E quindi questo edilio non c'è potuto stare fondamentalmente. E che volevi streamare su Pornhub? Ma fondamentalmente Just Chatting, quello che porto qua su Twitch è... Come Just Chatting? Just Chatting! Con le tipe su Pornhub, che è Just Chatting, mi scusi. Ma io infatti non è che, diciamo, che sarei stato... Prendevi, che ne so, una star di Twitch e te la bombavi, facevi collaborazioni quelle belle. Lo so, però il problema è che, secondo te, ora, guardando, vabbè che sono un bell'uomo e me lo dico da solo, però dico, vabbè che mi illudo, io mi illudo, però secondo te l'attrice professionista si mette a fare le collaborazioni con un pirla come me? Parliamo seriamente. Cioè, se non sei Rocco... Magari sei come Rocco, c'hai il pennellone, c'hai, che ne sai? Mostri il pennellone e fai big content su Pornhub e si vola. Ma speriamo. Infatti vediamo su OnlyFans, mettendo due calzini sporchi, magari riusciamo a fare qualcosa di interessante. Che ne so, boh, vedremo. Intanto vediamo come continua questa Twitch. Ma lei come la vede questa Twitch in questo periodo? Sta molto a pezzi. L'utenza sta a settembre, tipo, sta volando via. Tipo, c'è nessuno. Da agosto a settembre è cambiata da così e così l'utenza. Molta meno gente, devo dire. È vero, è verissimo. Pure io
ho notato che granché big streamer sono in caduta libera. Questa cosa non so se mi piace o non mi piace, nel senso, non so se questo permette che piccoli streamer come me escano fuori il cappuccino per dire: ehi, ma ci sono stato sempre anche io, oppure no. Ma devi fare qualche contenuto sessista se vuoi emergere, se no non, vabbè, cioè, più non sessista puoi di dire che sono binario, fallocentrico e che mi piace la figa, più sessista di così, scusa. Che ne so, qualcosa devi dire, qualcosa di scandaloso, se no qua, diciamo... La mia anima non l'avranno mai. Comunque, microfono un pochino ti taglia. Ma probabilmente c'è il problema, lo sai qual è, che giustamente c'ho qua magari il cazzetto che prende e non prende, nel senso che è sempre un cellulare che sta facendo un qualcosa che a lui piace e non piace praticamente. Però se mi parli così, tipo ti sento perfettamente. Se parli, non so che cosa hai fatto, ma adesso ti sento perfettamente. Forse come metto il cellulare così più vicino, magari si sente meglio, oppure no. Boh. Probabilmente sì, probabilmente è come dici tu. No, in realtà ti seguo da un anno e mezzo, perché un anno e mezzo fa ero alle prime armi qua, mm-hmm, su questa piattaforma. Avevo fatto lo stesso format di oggi. Mm-hmm. E ero entrato, poi dopo ho detto: cacchio, questo lo devo invitare prima o poi. Poi dopo tu un pochino hai smesso di streamare, insomma ti seguo anche su Instagram, credo che ti seguiti anche su, mm-hmm, Instagram. Quindi io so chi sei già da un po' di tempo in realtà. Mm-hmm. Niente, quindi ho detto: è un giorno toccherà invitarlo, perché mi eri rimasto simpatico, mi hai insegnato cos'era il panino che a me usa queste cose, queste usanze qua palermitane, quindi mi ricordavo per quello. Poi dopo, vabbè, ognuno ha intrapreso la sua strada. Vabbè, ognuno trova la situazione tua, non era molto semplice, ecco, diciamo, quindi ti ho lasciato perdere. Ma ci può stare, stare, signor Mattinanz, perché è vero quello che stai dicendo. Io ho avuto un bel po' di vicissitudini, la maggior parte... da dove chiama Mattinanz, mi chiedono nella mia chat. Indovinate dall'accento di dove sono. Lei è di Udine Bassa. Che città è Udine Bassa? No, Urina Bassa, Udine Bassa. Udine Bassa, che città è? Che cazzo ne so, mi è venuta così, Udine Bassa. Sicuramente sto più in basso di Udine, però non vabbè, pure io sono più in basso, sono più in alto dell'Africa, perdonami. Cioè. Qua mi dicono Prato, vogliono ma Natasi dice Prato. Non Prato. Vabbè, però diciamo che sei lì, della Bergamasca. Sto in una campagna, in una campagna, non in un prato. Quindi lei è uno streamer di periferia, mi dica. Io sono uno streamer di un piccolo paese, un piccolo borgo. No, ma ci può stare, cioè attenzione, io non sto minimamente criticando me, anzi posso dire che prendi Kokeshi, se tu conosci Kokeshi, che Kokeshi nelle sue prime apparizioni su YouTube, lei non è che stava in una grande città, lei viveva in una frazione, non nemmeno di un paese, forse non so nemmeno di dove, comunque... Pure lei veniva anche famoso, non so se lei conosce Human Safari, pure lui. Sì, però mi concentrerei più su Kokeshi, sinceramente. Onestamente pure io mi concentrerei su Kokeshi, ma più che altro magari più su Amurant che Kokeshi, sai, la fisicità diversa, età diverse. Ti faccio vedere una roba. Non la vedo io la roba, me la faccio vedere. Aspetta, ti mando un link, aspetta. Dove è Reddit, ok. E quindi allora scusami, mi sembra comunque, aspetta, uscirà, questa foto è piccolina però è già, e niente, vabbè, guardi questa foto fantastica in chat da lei, cioè da te. Mm-hmm.
Ma quindi tu sei entrato un anno fa nel mio canale, ti sono piaciuto come streamer e la domanda è esattamente, vabbè, dopo un anno non so nemmeno se te lo ricordi, ma esattamente cosa ti è piaciuto di queste live che faceva a parte il panino con la Mills? Chiacchieravi, poi sono stato 5-10 minuti che poi facevo, switchavo con altri canali, cose. E vabbè, poi è passato tanto tempo, ne è passata di acqua sotto i ponti. Poi okay, oggi c'è anche poca gente in chat, di solito siamo un po' di più, diciamo. Sarà perché sono fuori orario un pochino, poi c'è un po' di concorrenza, quindi oggi un po' Abbondantemente, così, anzi, non devo dire. ti posso dire pure che in questo ultimo periodo ci sono anche sono ritornati in auge. Piccoli streamer, diciamo che anche hanno iniziato con me, nello stesso fascia di periodo, che stanno riprendendo sempre con 3-4 aspetti. Stanno, dai cazzo, 5.000 abitamenti ci La stanno. gente con molla, ma Complimenti, complimenti, auguri, auguri, complimenti. Va bene, Manatasi. Beh, Manatasi, Mattilans, perdonami, perdonami. Ogni tanto mi incartoccia la lingua. Vabbè, Che succede? no, No, io ho succede. cercato di farla in silenzio, di ballare in silenzio, non volevo interromperti. No, ma la sto vedendo in live. Sto leggendo un Va po' la bene, chat bene, pure. bene. Sì, qualcuno adesso sta entrando. E quindi niente, e insomma, come hai scoperto la piattaforma? Raccontami un po' di te, Ma il tuo io rapporto con sono. Twitch, no? Allora, io direi che questa cosa però la farei meglio quando non siamo impegnati tutti e due in live. Nel senso, ce la potremmo Ah, vabbè, anche. se sono cose che non ti va di dire in No, live, non no, me le no, no, dire, sono ecco, cose diciamo, tranquille eh. che non sono bannabili. E che giustamente. Diciamo che non c'è un vero e proprio motivo. Come sono partito col Covid, come sono partiti gli altri, e quindi annoiato, senza che fare, ho cominciato a guardare Twitch, ho visto che praticamente c'erano un po' di gente che donavano, facevano finta di donare. Ho detto, minchia, qua su Twitch danno soldi, a gratis, facendo le live. Poi, essendo In che boomer. senso fanno finta? È In che perché senso era il fanno finta di periodo che donare? c'era Fieric che faceva le donazioni. Ho detto magari incoccio Fieric che mi fa la big donation. Io sono sempre stato uno streamer povero, quindi automaticamente la situazione è sempre stata abbastanza difficile. E quindi alla fine ho cominciato a cercare gli streamer. Però vedevo che questi streamer quando streamavano un po' per l'età, un po' per i contenuti, non mi ci ritrovavo. È un po' come quando tu vai in giro cercando uno streamer da seguire, da voler ascoltare e non lo trovi. Siccome mi sono ricordato che tanto tempo ancora addietro, parliamo negli anni 95-94, quando uscivano le prime video webcam per cellulare, praticamente cosa succedeva? Succedeva che pure io giravo per le video chat tipo Camfrog, queste cose così. Ho detto quindi, diciamo Cam la for? Camfrog. Ah, è tipo Twitch era, dici. No, è diverso. Là erano delle stanze dove c'erano gente che si metteva, era più una voice chat, un po' come Telegram Tipo di oggi. Discord. Sì, tipo Discord, ma molto meno performante. Alla fine della fiera, la situazione è finita che ho detto, ma io davanti alle persone non mi sono mai creato il problema di parlare, di chiacchierare e di dire la mia, nella buona e nella cattiva sorte. Ho detto, magari ci sono gente boomer come me o peggio di me che si potrebbero riconoscere nel mio modo di fare, nel mio modo di streamare, nel mio modo di pensare. Ho detto tanto canali, tanto se non gli piacciono se ne vanno dopo mezzo secondo. Ho detto prova a streamare pure io. Prima serata fallimentare, seconda serata fallimentare, terza sera il
incominciarono i primi girovaghi, un po' come hai fatto tu, Mattina, anzi andare in giro a controllare. Tra parentesi, si erano degli, uno streamer calabrese che si chiama JJ Beck, nonché amico stretto di Dunkle. E un po', diciamo, mi ha dato un attimo di visibilità. Poi ci sono stati anche altri streamer, tipo Loop Genetico, non so se li conosci, che sono pure loro sì, streamer. Sì, io conosco tutti. Calabrese no, però Loop Genetico ha voglia. Loop Genetico abitavamo a 300 metri di distanza, per capirci. Quindi abbiamo fatto dei contenuti assieme, comunque sono stato visto anche grazie a loro. Non bisogna mai sputare nel piatto dove si è mangiato, io la penso così. E poi da là mi è venuto l'hype fotonico, la famosa adrenalina da streaming. E quindi da lì in poi abbiamo fatto questa, diciamo, ho preso il via. Poi ho smesso per brutti motivi, che non li diciamo perché sennò gli sale la paranoia alle persone. Ma invece io rigiro la domanda, mi rispondo alla stessa domanda: cosa l'ha spinto a riniziare a fare Twitch e streamare a tutto tondo? E io diciamo che ho iniziato a guardare Twitch con il Covid, come, no, in realtà un pochino prima, diciamo, quando ero un giovane, adesso ho 26 anni, quando avevo 16, 17, 18 anni, guardavo i youtuber che c'erano all'epoca, c'erano quelli di Melagodo, però non sono quelli di adesso, Zano Blur, no, c'erano Johnny Crick, Dread, Gabbo, Justron, questi qua. Sì. E Omiatol anche c'era, e praticamente niente, giocavano ai videogiochi, a Call of Duty, a FIFA, e io c'avevo l'Xbox e anche io giocavo, ecco. Mm-hmm. Poi dopo a 19 anni ho iniziato a lavorare. Ottimo, e quando c'avevo il Covid, c'è stato il Covid, c'avevo 23 anni, era il 2020. Mm-hmm. E poco prima avevo iniziato a vedere Omiatol che faceva le IRL, guardavo solo quello su Twitch praticamente. Mm-hmm. E poi col Covid ho iniziato a lavorare in smart working, e praticamente dopo una settimana che lavoravo in smart working, ero abituato in ufficio, faccio il lavoro d'ufficio, io sto sempre al computer. Uh-huh. Con colleghi con cui parlavo, interagivo, quindi insomma non mi annoiavo, e invece praticamente mi rincoglionivo a stare da solo a casa a lavorare al computer, solo col mio programma di lavoro, senza parlare con nessuno. E certo. Allora ho iniziato a mettere sottofondo Twitch, ho iniziato con i big streamer, con Omiatol. Non so, c'erano quelli, mi piaceva un sacco, era uscito Warzone da poco, mi sono messo a vedere quelli di Warzone, Stormy, Velox, sì. Ivan Grieco e via discorrendo. Poi un giorno mi sono imbattuto in un canale di una streamer un pochino con meno numero, ho detto questa c'ha 40 spettatori, c'ha 4 cristiani praticamente, poi dopo in realtà adesso so che sono tanti anche 40, certo. Ho conosciuto questa streamer e niente, entrando in live da lei, piano piano giocando ad Among Us, insomma, stando in live da lei, ci sono diventato amico. E poi dopo dopo un anno, io ho iniziato a fine 2021, diciamo, sono rimasto da solo a casa, ho avuto vari problemi anch'io. Mi dispiace, perché i problemi familiari, qualsiasi esso siano, uno non li augura mai a nessuno, non li augura mai a nessuno. Insomma, soprattutto io non li auguro ai giovani, perché siete sempre, io ormai ho 44 anni, quindi sicuramente non sono un ragazzino, però fin quando, diciamo, i problemi vengono alle persone grandi, sono problemi da persone grandi, però dico, sono persone grandi, dovremmo avere in teoria tutti le spalle abbastanza belle grosse per poter sopportare. Il ragazzo, le persone, anche se 23 anni, 24, quelli che siano, siete sempre all'inizio della vita, all'inizio delle vostre carriere, dei vostri inizio di percorsi, che io penso che siano sempre pilotati per arrivare allo scopo, quello del sogno della vita, cioè quel lavoro della vita, quella situazione della vita e quelle
e quelle cose di lì. Quindi quando sento che magari le cose non vanno bene per un giovane, un pochettino mi dispiace, perché penso aspetta, che mi è arrivato un raid, ringrazio un attimo il raid, il king dei raid, grazie mille per il raid, grazie mille per il follow Luchino, scusami vedo se ti ho interrotto, ma figurati, sono cose di servizio che vanno fatte. Salutiamo grazie il king mille. Salutiamo, ho capito, e niente, poi, quindi mi dispiace sentire quando un ragazzo all'inizio ha questi problemi. Poi praticamente ho iniziato a streamare, diciamo, per compagnia, perché volevo giocare a FIFA, mi era arrivata la connessione decente da poco e ho iniziato così, per senza aspettative, diciamo, e niente, ho trovato un posto dove ho trovato amici, mi sono divertito, mi sto divertendo e sono contento del mio percorso che sto avendo, ecco, diciamo. Ottimo, sono contento, quindi... Matti, ho capito. Ma diciamo, vabbè, niente, volevo sapere, stavo facendo una domanda inutile fondamentalmente. Va bene, signor Mattilans, io ti ringrazio di avermi dedicato dello spazio nel tuo programma, ti ringrazio. Ma io in realtà, capito, ti conoscevo e... un pochino, tra l'altro ti ho visto anche in un canale oggi che sei passato. Io ero il Lurk, diciamo. Sì. Canale di un ragazzo, diciamo, alto, che fa IRL siciliano, almeno così hai capito. Stai parlando di Hyper Albi. Sì, proprio lui. Sì, è un mio concittadino che sì, segue e non segue. Lo conosco, l'ho visto anche dal vivo alla Games Week l'anno scorso. Anche Andrea Ramos ho visto dal vivo, io su Twitch conosco tanta gente, ecco, diciamo, nel giro dei canali piccoli girano sempre le stesse persone, quindi io più o meno conosco tutti, più o meno. Quindi un pochino la gente la conosco. Quindi diciamo che piano piano, insomma, di cose su Twitch su quasi 2 anni che streamo ne sono successe, diciamo. Un po' potremmo dire anche un po' di lacrime e sangue, dipende da chi da chi puntiamo la lente di ingrandimento. Lascia sta, non sai che mi è successo quest'estate. Penso che ho avuto più live dissing io che non si sa chi. Ma mi fa piacere perché so che il dissing porta a mobilitazione. Ma diciamo fino a un certo punto, perché poi quando finisce l'hype, dopo le persone che rimangono sono quelle che c'erano prima in realtà, ecco. Sì, se vuoi sapere cosa mi è successo, oppure devi andare, magari a mezzanotte, non ti voglio trattenere, ecco, non ti voglio forzare. No, poi casomai ci sentiremo per via traverse, cioè, ci sentiremo poi su Discord, vediamo un attimino, come ce la racconteremo. Vabbè. In privato, anche per conoscerci un po' meglio, per capire un pochettino le direzioni. È vero, sembra una barzelletta raccontarla oggi, è vero. Vabbè, spero che non sia niente di grave, dai. No, praticamente avevo fatto, non so se conosci il format, la piattaforma www, la conosci? No. Praticamente ci stanno tipo tante categorie, che ne so, ci stanno tipo gli attori più famosi, categorie di attori più famosi, ci stanno le foto di, che ne so, 100 attori. Sì. E col nome, e praticamente tu scegli, che ne so, l'attore più bravo, l'attore più bello, tipo, tipo la classificona della situazione. Esatto, tipo un torneo a scontri diretti, diciamo, capito? Uno contro uno, e tu devi scegliere quello che ti piace di più, per esempio, ok? E io che avevo fatto? Io avevo preso le foto di 320 streamer italiane. E ho fatto il confronto, siccome non le conoscevo tutte, ovviamente, perché se erano un botto, perché le ho scelte tipo tutte. Certo. Ho fatto il confronto per la bellezza estetica, ok? Sì, quella più carina. E aprivo il sondaggio, facevo votare la chat, non è che ho usato commenti. E qualcuno si è triggerato di brutto.
No, ce n'era, c'è un tizio che mi guardava le live. Che praticamente non so, nel gruppo mod di gruppo Discord dei moderatori di Twitch, una cosa del genere. Niente di praticamente meno. Esatto, mi ha segnalato su uno a pezzi, esatto. Mi ha segnalato su tutti i tra tutti i moderatori, no? Yeah, proprio, vabbè, certo, questo in teoria è una dipende come la vedi. Quando poi tu dici quella è eccessa e quella è bella, fai body shaming. E loro fanno quando loro in realtà non ho fatto body shaming. Lo so che non fai tu, tranquillo, allora, con i commenti. La cosa che gli ha triggerato è che ho preso le foto dal loro Instagram senza il loro permesso. Certo, perché loro non lo puoi fare. Cioè lo puoi fare, però devi mandare l'autorizzazione, dimostrare che hai le autorizzazioni e tutte queste cose così. In realtà per tipo, ciao Agi, buonasera, grazie mille per essere passata. In realtà lo potrei fare commentandole, ovviamente con commenti normali, insomma, lo potrei fare anche per legge, però ho capito, questo qua ha fatto passare l'informazione che ho fatto questo format, magari io ero in maratona, quindi era vabbè, certo, sei giocato alle carte in modo da poterti danneggiare in maniera per bene, senza capire che stava ammazzando magari un astro nascente del mondo di Twitch. Praticamente vabbè. Ciao la casa. No, praticamente ha fatto un passaparola tra vari Discord e Telegram. Comunque se devi andare ora stacco. Ah. Va bene. Faccio altre due chiacchiere qua in chat da me. Che si è praticamente svuotata, ma lo immaginavo. Vabbè, Mattilans, io in ogni caso vabbè. Ti ringrazio sempre per lo spazio che mi hai dedicato questa sera. Saluto il tuo pubblico. Mi raccomando, trattatelo bene, almeno trattate meglio lui di come trattano il mio pubblico me. Ogni tanto fategli una sabba a questo ragazzo che ci prova. E grazie di aver pensato. No, ma io sono contento di come stanno andando a livello di numeri. Cioè, in realtà non lo faccio, non streamo per i numeri, non mi interessa i numeri, streamo per le persone, per la compagnia. Ecco, è quello che ci tengo a me. E per fare una community, perché sentirti apprezzato dalle persone è molto più gratificante che ne so, avere 1000 sub, ma magari sono persone che neanche ti conoscono veramente, ecco. Vabbè, sul mondo delle sub c'è tutto, sulla situazione delle sub c'è tutta una situazione che probabilmente tu sai o non sai, ma Andrea Ramos sa, però dai, l'importante, se tu lo fai per questo motivo, ben venga. Io devo dire la verità, sono sempre entrato con una direzione, proprio con l'intenzione proprio di fare numeri, di fare soldi, perché io già sono entrato, cioè io sono grande, non è che sono, cioè mi diverto, però non lo faccio per solo passatempo. Io spero che diventi un lavoro, solo che non ho tanti motivi che mi aiutano. Che sicuramente è impossibile, secondo me è impossibile. È impossibile. Io sono uno che quando si mette una cosa in testa, prima o poi ci arriva. Però dai, non anche se tu dici, ma tu vuoi fare lo streamer a 44 anni? Se la gente mi segue e mi dona, perché non dovrei farlo? Come penso che nel senso, ne ho, come diritto ce l'ho io, diritto ce l'hai pure tu di diventarlo. Solo che i numeri, ormai le persone presenti sul mercato di Twitch sono così tante, c'è tanta gente valida che sicuramente non vanno a seguire Beduino Ruben, parliamoci chiaro, no? Cioè. Sì, ma poi la piattaforma non fa in modo di spammare, che ne so, tutti quanti. La piattaforma spamma solo chi ha più spettatori. Quindi se c'hai pochi spettatori puoi essere anche blur, ma è impossibile crescere. Quindi non è. Vedremo Mattinanza, vediamo se ci riusciamo. Alla faccia di chi ci vuole male. Esatto. Noi siamo qui, l'importante per me è divertirmi e stare bene. Ecco.
Spero che anche tu quando streami stai bene, stacchi la testa, non pensi ai problemi. Sì, diciamo soprattutto in questo periodo, ne ho abbastanza bisogno, perché ho avuto, non so se hai saputo, una situazione non per niente bella a casa, quindi automaticamente è andata è una situazione un po' brutta, però passerà, la vita continua. E per adesso, soprattutto adesso, streamo proprio per non pensare, per non avere problemi, per non trovarmi in pensieri brutti, negativi. Va bene. Ti auguro il meglio, va bene, ti lascio riposare, ti lascio insomma finire la tua live. Ok, non ti preoccupare. Grazie di avermi invitato, un saluto al tuo pubblico, mi raccomando non mi fate troppo nero con i commenti, nei commentini, no. Cioè, ma sto boomer, che cazzo si sente? No, la mia community è tutta gente per bene, non si preoccupi. Va bene, signor Matti, se l'aspetto qui sulla mia canaletta per fare altre due chiacchiere qua in chat. Quando vuoi, tanto sai qual è il mio canale, lo sai qual è. Guarda, ti ho appena messo il seguimi. Ti ho appena messo il seguimi. Tanto più o meno streamo tutti i giorni, tranne domani che vado a Roma per il Romix, per il resto. Mi raccomando, guarda la figa. è certo. Bro, lei mi sta simpatico, signor. Di talenti, attenzione, è certo. Bravo. Mi raccomando. Io c'ho amiche cosplayer, e quindi... Bravo, bravo. 15 punti Grifondoro, 15 punti Grifondoro. Perfetto. Va bene. Ciao caro, buona serata. Ciao Bedu, grazie mille, buona serata anche a te. Ciao. Ok signori, noi torniamo sulla nostra... Allora signori, non c'era messo, però sai, nella vita bisogna sempre prendere, il toro per le corna, bisogna sempre... siamo fatti la nostra chiacchierata, ci siamo divertiti, certo, non c'era messo signori, non c'era completamente messo in questa live. Abbiamo parlato con il nostro amico Mattilans, ci siamo fatti le nostre chiacchierate, voi avete saputo qualcosa in più di me e io ho saputo un po' qualcosa in più di voi. Però io anche vorrei un attimino risottolineare il discorso che ho fatto poco fa col signor Mattilans. Non vuol dire perché gli altri non ce la fanno, non vuol dire perché noi non ce la dobbiamo fare. Io invece spero, e anche ho visto per i numeri che c'ha il signor Mattilans, che già è anzi combinato meglio rispetto al signor Bedu, io gli auguro tanta fortuna, spero soprattutto che domani incontra qualche amica cosplayer che magari ci dà una botta, gli svolta la giornata. Tanto bene al signor Mattilans, speriamo che questa cosa sia positiva per tutti. Eroe senza nome, buonasera, bentornato. Signori, spero, piccola domanda, scusatemi se vi ho abbandonato a questa situazione. Vi è piaciuta questo piccolo format? Perché io questa cosa la volevo già fare. Nel senso che io non lo conosco il signor Mattilans, non è la prima. Lui entra, è uno dei miei utenti che, come lui ha già detto, entra e non entra, mi conosceva, poi io ho smesso, magari pensava che l'avevo abbandonato qua come cosa, quindi tutta questa situazione un po' approssimativa. Però io l'ho voluto provare anche per una questione di audio, provare le cose tecniche. Signori, voi come l'avete sentita questa cosa? L'avete sentita bene? L'avete sentita? Si sentiva bene la voce degli amici che chiacchieravano sul canale Discord? La voce di Discord si sentiva? Lui mi diceva che si sentiva bene perché io parlavo e lui mi ascoltava, forse magari ogni tanto la connessione saltava, però dai, l'importante che è stato fatto. Più che altro speriamo che non sia un'arma a doppio taglio,
nel senso che, aspetta che mi devo togliere una cuffia perché sennò dicono che grido e poi mi cacciano fuori dal palazzo, nel senso spero che porti fortuna al signor Mattina, insomma porti un po' di bene anche al sottoscritto, che incomincia a vedere anche qualche personaggio nuovo. Io vi invito, signori, sempre a essere, che c'è il canale di YouTube di Bedo dove troverete questa versione di YouTube totalmente in versione integrale. È un pochettino questa, allora, questa intervista, chiamiamola così, la vorrei fare questa sera. Involontariamente sono stato, per la prima volta sono stato ospite io sul canale di Mattilans, però io onestamente avrei un paio di persone che mi piacerebbe far presente in questo canale, solo che uno dei motivi che mi ha sempre spinto poi a non farlo è che dico, uno streamer grosso che viene da me a chiacchierare, quando poi praticamente io sono, cioè se io sono piccolo e vedo e tu vieni da me a farti la cosa, lo puoi fare per amicizia, però realmente che vantaggio c'ha quello grosso di essere intervistato da me che sono piccolo? E quindi questa cosa un po' mi ha sempre triggerato, quindi me la gioco tanto per giocarmela, per farmi io conoscere dal pubblico dell'altro streamer, oppure la si fa tanto per il piacere di portare un contenuto. Ma io spero che comunque vi sia piaciuto, sia stato un motivo per conoscere meglio qualche storia in più che magari non sapevate del canale di Bedu. Speriamo di potervi portare qualche volta magari qualche amica streamer brava, intelligente e competente nello streamer. Non sapevo, io se non me lo diceva Mattilans, io mica lo sapevo che c'era il Romix domani. Beduino fuori dal tunnel, fuori da tutti i giochi. Prima io fino all'anno scorso sapevo e cercavo e volevo infilarmi in tutti i vari cosi, i vari eventi. Io quest'anno, fino adesso, l'unico evento che ho fatto è stato il Palermo Comics Convention, dove potete recuperare su YouTube la live di una live bella cicciotta, piena di chiacchiere, belle di. Dai, Ebedo, ti ringrazio e ti saluto per qua. Signor Mattilans, grazie della compagnia, grazie di tutto, e spero che ci vediamo sempre qui sul canale di Bedu per sapere come va e come non va. Saluto sempre al tuo pubblico. Io l'ultima volta sono saltato perché già come ha detto anche il signor Mattilans, c'è stato un periodo recente di un paio di mesi che ho marcato visita, signori, è stato un periodo brutto e quindi ho deciso fondamentalmente di evitare di fare, di streamare, proprio non c'avevo voglia, pensavo di aver chiuso, ho fatto una chiusura che non ho detto nemmeno che chiudevo, perché sapevo che poi mi sarebbe presa malissimo, perché io non so gli altri, ma per me fare streaming è un po' una droga, perché c'è quel filo di adrenalina di gestire, improvvisare, dire, raccontare lettere a testamento, dove praticamente tu parli e questo anche la mancanza di Cartman, potremmo dire, anche questa situazione un pochettino dove ti mancano le persone, le situazioni, la compagnia, cioè sembrerà strano, ma anche quando sei in giro e cammini, a me è capitato questa cosa, non so se è capitata anche agli altri, anche se tu sei un piccolo streamer magari conosciuto da pochissime persone, tipo sulle dita di una mano, e magari vai in giro e ti trovi in certe situazioni e certi personaggi e vai in giro e incominci a pensare, ah, peccato che io in questo momento magari se avessi avuto la videocamera, se fossi stato in live, magari alle persone questo contenuto sarebbe più o meno piaciuto, oppure magari chissà che stanno facendo gli altri, oppure magari vedi lo streamer che ti sta sul cazzo, che magari continua a streamare e va avanti e fa numeri migliori tu, e ti girano il cazzo perché dici, cioè la sana competizione, va, dici, ma guarda
sto stronzo che io no, lui sì, ma vabbè, poi uno pensa poi i motivi per cui uno non stream, e quindi la situazione è quella che è. Però io, signori, se tutto va bene ad ottobre ci andrei. Allora, questa è l'ultima volta quando c'è stato l'evento, non ci sono andato perché io, signori, quando streamavo già non avevo voglia, quando streamavo veniva una, non veniva nemmeno una persona, ho detto ma io che cazzo ci vado a fare, cioè a Trapani, io quando ho fatto l'ultima volta che sono stato a Trapani Comics mi sono fatto, sparato 3 giorni di live intensivo dalla mattina alle 8 fino a tipo una specie di maratona con ogni tanto delle pause di un'ora, 2 ore, ma stavo praticamente, ho fatto tre giorni a Trapani Comics, messo la manetta a streamare con l'aiuto del signor Messicano, che noi salutiamo sempre con affetto il signor Messicano. E quindi automaticamente cosa è successo? È successo questo, che questo fatto dello stream, cioè se non hai un certo numero, cioè un certo numero di numeri, quando non c'hai tanta presenza nelle cose, ti demoralizza perché tu dici ma cos'è, c'è di sbagliato che gli altri in quel periodo, era il periodo che la gente si embeddava e si continua ad embeddare, che continua a regalarsi, ad auto regalarsi le sub e continuano a regalarsi le sub. E quando è il fatto che quando tu giochi pulito e gli altri giocano sporco, gli altri vanno avanti e tu rimani sempre al punto di partenza. E come dicevo in quel periodo, sempre è come se noi facessimo una corsa ad ostacoli. Io sono legato con tutte e due braccia legate e una gamba e un piede legato con una palla da 5 kg sulla caviglia. E dobbiamo correre, e tu invece sei bello, libero, scattante, con la canottiera. Cioè, quella serie ti piace vincere facile, è uguale, tipo quella scena è quella. E quindi diciamo che dopo quell'esperienza, soprattutto dopo io pensavo che dopo 3 giorni di live, poi tornando a Palermo, avrei avuto almeno un ricircolo di persone. L'unica cosa che ci ho guadagnato è aver conosciuto altri streamer che come me, più o meno grandi, mi hanno accettato per il fatto che comunque ero una persona grande, e questa cosa è stato per me positivo, è stato positivo, perché poi sai, l'amicizia degli streamer, se non c'è competizione, può essere anche una cosa molto carina e simpatica. Allora, comunque ad ottobre mai state queste temperature, hai veramente ragione, c'è un ottobre che praticamente, allora io mi ricordo che l'anno scorso quando sono sceso da Ustica praticamente, che era settembre-ottobre, era prima della festa della Madonna Immacolata, la settimana prima praticamente, perché cambiò il tempo così. Quest'anno sta facendo lo stesso tempo, cioè noi oggi siamo il sabato 7 ottobre, cioè ormai sabato 8 ottobre. Grazie curi cacciati di servizio, un nuovo membro della panchina. Tuono coltello ha iniziato a stalkerare il beduino. Allora, questo è Maranza, senza, soltanto con il nome. Buonasera Tuono coltello, benvenuto sul canale di Beduino. Siediti e ascolta le minchiate che dice Beduino. Comunque, in ogni caso, sì, io spero che continuino queste temperità, perché il Trapani Comics dovrebbe essere praticamente verso la fine, verso il 20 giù di lì, ottobre. Spero che ci sia bel tempo, spero che non ci sia, speriamo. No, Tuono coltello, qua non si attacca nessuno, stai tranquillo che qua siamo tutti in chilling fotonico. E niente, diciamo che mi piacerebbe andarci, sperando di portare sempre con me la presenza di tante persone, però sai, dopo l'esperienza di fare 3 giorni di live pensando che ci devono essere le persone a guardare la live, e poi eravamo la maggior parte del tempo io che streamavo, il messicano che guardava me, e chiacchieravamo io e lui praticamente,
Infatti io lo ringrazierò sempre per quei tre giorni che è stato appresso a me. Capite? Non venivano, quelli che pure la sera dovevano venire, che stavano con me, non c'erano. Quindi anche il signor Cartman, che diceva che doveva essere, sarebbe stato tutti e tre giorni presente, non c'era. Quindi ti pare che non me lo, io, no, il mio problema è che io non mi ricordo, non mi scordo nulla. Comunque, signori, il discorso è questo. No, ma che marramanzina, signor Tuono, io dico la verità. Ma non lo so nemmeno, per dirti che sono interessato, ma non sono interessato. Perché, ripeto a dire, andare a fare streaming lì, spendere soldi, tempo, senza poi nemmeno un minimo di contraccambio, capisci? Dico, se tu hai una persone che ti seguono e tu poi ti fai la trasferta più che altro per portargli il contenuto a loro, e quei primi interessati non vengono, ma a me come fa fare? Io spengo la videocamera e mi faccio il giro per Trapani, se mi cago il cazzo mi rimetto in macchina e me ne torno a casa a Palermo. Non ce li spendo soldi inutilmente, perché a me i soldi non me li regala nessuno. Poi se qualcuno, su Twitch qualcuno ogni tanto invece me li regala, devo dire la verità, e ringrazio sempre mille volte chi lo fa. Vabbè, ma quelli sono, ma no, quando tu lo flexi tutta la settimana, che starei là tre giorni, che fai macello. Io pure avevo là 3.000, quasi 3.000, 4.000 follower, la maggior parte non so chi era, io no, perché non ho mai chiesto soldi a nessuno, non ho mai dato soldi a nessuno per farlo. La gente mi mandavano i follower bot a nastro, tanto che sono arrivato a 4.000. In quel caso mi conveniva tenermi 4.000 persone. Poi infatti quando sono tornato me li sono tolti tutti. Oggi come oggi lo rifaresti? Forse non lo rifarei, perché come vedi oggi c'è gente che campa su quei follower bot. Si embedda, c'è follower bot, dice che c'è 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 follower, 150.000 follower, e poi alla fine su sempre i 4-5 che scrivono. Alcuni vengono pure pagati per scrivere. Voi non lo sapevate, io queste cose le so, anche perché non sono nato ieri. Il sistema, il luogo è diverso, ma i sistemi per fottere sono sempre uguali. Vabbè, tanto contano gli spect. Vabbè, ma se tu ti embeddi, fondamentalmente quella cosa vale anche di meno. Vabbè, comunque, Tony Coltello, hai pienamente ragione. Io non è che sono, io mica dico sono il più bel streamer, c'è la gente là in collo, sono una persona. Però dico, non mi sento nemmeno così schifo non avere nemmeno un paio di persone in live, che dico, fossi una persona cattiva, stronzo, malefico, faccia verde, scontroso, volta gabbana, cioè. Sono una persona normale, pane pane, vino vino, sono un boomer di 44 anni che si mette in gioco. E io questo, chat, IRL e podcast. Il podcast è fondamentalmente, per chi non l'avesse capito, è quando non c'è nessuno in chat e il beduino, pur di rimanere in live, incomincia a farsi i pipponi mentali, incomincia a dire cose a nastro. E cerco di alternare un po' un contenuto, un po' l'altro, cercando di portare la live a casa. Questo è il contenuto del signor Bedu. L'unica cosa... hai un cane, vedo una cuccia dietro, sì, però è un figlio di puttana questo cane, anzi no, figlio di una sex worker, perché figlio di puttana dice che porta male, è brutto, non si dice. Gli ho comprato la cuccia, cioè tu te, Simone, hai visto, c'è la cuccia, pezzo di merda lo sarebbe messo seduto per terra. Quindi sono due casi, o a caldo o a freddo, non lo so. È messo a terra, bello cuccioloso che sta dormendo. Certo, con la luce accesa, a me che gli sbraito accanto, non lo so se sia così. Comunque, io spero sempre di poter incominciare in qualche modo a far incollare le persone, a farmi conoscere dalle persone. Vi ricordo, no, io gatti niente, io non posso avere gatti, no.
perché hanno una, dietro il gatto c'è tutta una filosofia che non fa parte di me. Considera che io a casa mia abbiamo sempre avuto cani, forse in 44 anni di vita mia soltanto uno o due anni siamo rimasti senza cani. Considera che io ho imparato a camminare appoggiato a un cane, quindi considera, io già in 3 giorni camminavo perfettamente, cioè io sono passato da che strisciavo a che camminavo. La fase gattonamento, se no l'avrò fatto uno o due giorni. E niente, questo è tutto. Coltello a serramanico, ma questo lo posso chiudere. I gatti, allora attenzione, io non ce l'ho con i gatti, però hanno una filosofia, ripeto a dire, senza di gatti non è... Poi per esempio anche queste domande, no, ora non ce l'ho con te senza nome, basta una domanda di questo tipo, perché sappiamo perfettamente che su Twitch o su tutto il mondo dello streaming tu in teoria dovresti essere sempre super partes, non dovresti mai dire a me mi piace il colore bianco, a me mi piace il colore nero, no, mi piace, se a me mi piace il verde, se a me mi piace il giallo, se a me mi piace il fucsia, se a me mi piacciono i gatti e non mi piacciono il cane. Appena lo dico che mi piacciono i cani e non mi piacciono i gatti, siccome viviamo in un programma di simpatie e di empatia, ovviamente diciamo di base quello, perché quello che mi esce dalla bocca ti deve colpire in maniera positiva o negativa. E soprattutto, torniamoci chiaro, tutti, la prima regola dello streamer è: devi dire alla persona che ti trovi davanti tutto quello che lui si vuole sentire dire, fondamentalmente. Ed è così lo streaming, signori. Io, siccome non sono un lecchino, non lo sono mai stato, sono sempre stato una persona che le vite, le persone che ho conosciuto, si sono sempre vite parallele, che ci avviciniamo, ci siamo conosciuti, abbiamo camminato per un periodo assieme e siamo andati, poi magari è successo qualche cosa, queste due vite sono ritornate per due direttive diverse. E io sono, quindi basta dire che a me i gatti fanno cagare, per modo di dire, e i cani preferiscono i gatti, già praticamente tutte quelle persone che sono pro gatti, diciamo che la situazione è un po' diversa. E devo sicuramente, signori, cercare di implementare le IRL. Sto cercando, come vedete abbiamo avuto un piccolo upgrade per cercare di far partire la cassa attiva, già abbiamo il primo segnale qua in inquadramento. Devo cercare in questi giorni di capire come far parlare e leggere la chat alla signora cassa attiva. Più che altro, vabbè, gli alert funzionano, ma vorrei soprattutto far leggere la chat un po' come a Ceduzzo, signori, come a Ceduzzo, per capirci, che lui ogni tanto, quando vai, soprattutto come vai in giro, perché siccome ogni tanto quando leggo magari il messaggio è troppo lungo, mi perdo qualcosa, quindi mi perdo qualcosa, qualche cosa in chat, almeno con il leggi chat la situazione è recuperabile. Ma speriamo con questa cosa di Mattilans che va avanti. Mica Xuderone è ancora attivo, io mica l'avevo dato per spacciato Xuderone, io già lo vedevo in qualche sito taiwanese messo là a streamare a manetta. Vedo Aledino, vedo Stibazzi, vedo un sacco di gente, c'è pure il gattone. Diciamo che stasera ancora, si vede che è venerdì sera, vabbè, diciamo che venerdì sera ci può stare. Oh, Talismano di Gus, buonasera, che secondo me Talismano di Gus è Carton, comunque vabbè. Sono sempre convinto io di queste cose, cioè i miei pensieri pindarici, le mie teorie per cui Cartman è una figura mitologica onnipresente che va con tanta potenza tecnologica, per cui può presentarsi con 3-40 mila persone e parlare come se fosse
qualcun altro, c'è l'incubo di Cartman praticamente ormai. Cioè ormai quando parlo con qualcuno dico sarà Cartman direttamente. O un'altra persona che non nominiamo, va bene. E stasera, ma non lo so dov'è Cartman, sarà o vedere qualche cosa di interessante, seguire qualche streamer più interessante. Signori, che ne pensate se ci possiamo fare una cosa? O ci facciamo una piccola chiacchierata, ci leggiamo un po' di messaggini di in segreto, o ci sentiamo un po' di notizie curiose del mondo, oppure continuiamo con il nostro just chatting. Ma scusatemi, ma chi è che si è sabato? C'è stato qualcuno che si è sabato stasera? Ma chi è che si è sabato stasera? Ma sono drogato. Nuovo stalker il canale. Mi assolutamente. Ma sono drogato forte. Ma è partito l'alert. Io l'unico alert che ho visto è stato quello di Coltello questa sera. Ma è allucinante, ma io sono drogato potentissimo, allora minchia veramente. O sono ciecatissimo. Signori, siamo arrivati all'obiettivo, siamo arrivati a 10 sub su 10. Attenzione! Attenzionissimo! Scusi. Non capisco. Curi cacciati di servizio, un nuovo membro della panchina. De sottolineatura Pantersama ha iniziato a stalkerare il beduino. Buonasera carissimo, benvenuto sul canale di Bedu. Stavamo cercando di capire una cosa. Cioè io sto cercando di capire una cosa. Dice Bedu, ma che cosa stai cercando di capire? Stasera abbiamo concluso il gol delle 10 sub. E non so chi è stato. Non gli ho potuto fare il dovuto riconoscimento. Vai tutto. Allora. Super Raid, mosche e zanzare. De sottolineatura Panther Samara hai dato il beduino con Trimaranza. Grazie da Beduspin S.P.A. Grazie tantissimo carissimo. Ride. Grazie. Bedu forse dura troppo con gli alert. No, vabbè, si rimane così. O forse ho fatto apposta. Cioè, ah no, questo dei raid è messo assai, proprio per far vedere il nome della persona che mi ha raidato, così posso dire, ma lui è stato così. Infatti è rimane un po' di più. Dovrebbe sparire, se non sparisce poi domani lo aggiustiamo, non è un problema. Comunque sicuramente ringraziamo Sam per questo. Ah, infatti come vedi è sparito, è fatto per flexare chi mi ha raidato, no? Per lasciare il nome, per evitare di fare eventuali SEO. La gente lo vede bene, può copiarsi il nome, può fare copia e incolla. Comunque grazie per la fiducia, benvenuti a tutti quanti. Io sono Beduino Ruben nella mia circonferenza mastodontica, nel mio ciuffo sbarazzino, e ci può stare. A me tanto alla fine sono un canale piccolo, cioè l'alert è quasi una novità, è un po' come l'alert fatto all'improvviso, cioè, tipo, non, so, non ce l'aspettiamo proprio, tipo un jumpscare per dirlo, anche perché comunque ricordiamo che bisogna gli alert, signori, una chat senza alert, una live senza alert fa triggerare le persone. Però tornando a noi, stavamo decidendo un pochettino cosa volevamo fare. Volevamo fare un po' di notizie divertenti del mondo, volevamo leggere un po' di commenti di in segreto,
Domani, signori, domani cercherò qualche sistema coreografico per poter far introdurre la mia nuova collaboratrice. Cronaca rosa, ricordiamo, corna rosa, aspetta un attimo, mettiamoci tutti in una posizione fotonica, aspetta un attimo, vero? Vediamo un attimo se riesco a trovare il... Allora, io devo fare un'operazione, per cui io questa cosa la dovrei ridurre, ma come faccio? No, però se faccio così praticamente non vedo più quello che dovevo fare. E va bene, corna rosa, vediamo un attimo. Allora, io per fare questa cosa dovrei praticamente fare questo così. Io mi devo praticamente a comparsa andare su corna rosa, fare così, io aspettare che la chat si fa. E allora, quindi, signori, ci facciamo un po' di chiacchiere su cronaca rosa, divertente. Vediamo un po' cronaca rosa, Berlin, solo cronaca rosa con appartenenza Pasoletti, non c'entra niente, non è una nuova coscienza. No, allora facciamo così. Allora, novità. Come cazzo ho detto? Fatti divertenti del 2023. Vediamo che cosa succede. Fatti divertenti, vediamo qua che cosa dice, signori. Pure io queste cose me le dovrei preparare prima, ma non lo faccio, quindi è tutto un andivenire. Questo non mi interessa. Oh, ti ho detto che ho accettato tutto, non rompere i coglioni. Fatti divertenti 23, Houston Supercross. No, era una puttanata. E film e commedia 2023, Pesce d'aprile 2023, Meme Sanremo di Blanco 2023, gli errori più divertenti dei fatti alla maturità. Sono zio per essere vicino di film e commedia. Sto cercando fatti divertenti, tipo il fatto quotidiano, queste cose tipo notizie divertenti 2023. Vediamo qua notizie divertenti 2023. Accetta. Allora, genitori tentano di ucciderla, lo scopre 80 anni dopo quando le trovano un ago nel cervello. Signori, vediamo un attimo questa cosa. Cosa dice? Al contrario di quanto si possa pensare, non si è mai lamentata di dolori di testa. Aspettate che ve lo rifaccio rileggere. Una donna ha vissuto con un ago di quasi 3 cm nel cervello per 80 anni. Al contrario di quanto si possa pensare, non si è mai lamentata di dolori di testa. Capito, signori, questa tizia ha 80 anni, che i genitori avevano tentato di farla fuori e dargli la sacra unzione. Praticamente, cioè, ma che strano, ma dopo 80 anni ho una leggerissima emicrania. Ma chissà perché, vorrei andare dal medico per capire un po' la situazione. Gli trovo e dice: dove, signora, ma da molto che soffre? Dice: ma non so, cioè, si faccia un attacco, un attimino, una radiografina, una cosa un po' così. Dice: che cazzo? Dice: signora, ma non è che le è venuto un leggero dolorino, un sospetto che magari c'ha un cazzo di ago grosso così nel cervello? Vediamo, signori, vediamo che cosa dice l'articolo. Sembra abbastanza appetitoso.
Vediamo cosa ci dice qua il signor articolo, se c'è qualcosa di potentissimo. Vediamo cosa ci dice, ce la facciamo leggere dal signor voce fotonica. Quando i medici hanno controllato l'esito dell'attack, non potevano credere a quello che vedevano. Nel cervello di una donna di 80 anni avevano trovato un ago di quasi 3 cm. È successo Mica nell'estremo oriente della Russia, nella regione di Sakhalin. Secondo quanto si è appreso, la donna conviveva con l'ago fin da pochi giorni dopo la nascita, quando i suoi genitori avevano tentato di ucciderla. L'infanticidio non era così raro, specialmente in quei tempi di guerra. Si usava un ago sottile che veniva inserito nella fontanella del bambino, danneggiando il cervello. Signori, storie tristi di un passato non troppo passato, dove succedevano queste situazioni. Sicuramente una situazione molto horror, molto cringe, che uno non se l'aspetta. Ma signori, ai tempi, quando... Ma attenzione, io non penso che soltanto in Russia, ora magari in Italia non so con quale tematica, con quale cosa. Diciamo che se avevi un figlio di troppo ai tempi antichi e lo abbandonavi in qualche convento, stiamo parlando nel periodo della prima guerra, poi diciamo tra la prima e la seconda guerra mondiale molta gente faceva figli, diciamo i preservativi non è che esistevano, non c'erano nemmeno la televisione, quindi capite che la situazione non è stata molto piacevole. Comunque sicuramente tutto è bene, il gioco che finisce bene, la signora ha campato tranquillamente fino a 80 anni. Penso che si sia comunque, gli avranno fatto questa operazione, è andato tutto bene, finisce bene, tutto quello finisce bene. Questo è il nuovo detto del signor Bello. Allora, svolta per vediamo, scopri, no, mi interessa. Let's sotto go, no? Vediamo, torniamo indietro, vediamo che cosa c'è. La rivolta contro gli autovelox, diverti con un trattore. Vediamo il trafiletto cosa ci dice. Palo abbattuto e base di cemento spostata in un campo. È il secondo autovelox danneggiato in provincia di Padova dopo quello fatto saltare in aria a Cadoneghe. Signori, qua sentiamo odore di potesta, dove i poteri forti sicuramente flexano la sua capacità di farsi venire il burnout nel cervello e dire ma vedo caccato o cazzo, detto in maniera democratica. Quindi cosa è successo nella zona di Cadorna? Qualcuno si è fatto venire la mosca sul naso, signori, e ha incominciato a scippare cose, scippare gli autovelox. Vediamo un attimino cosa ci dice l'articolo. E quando legge? Dopo Cadoneghe, un altro autovelox danneggiato in provincia di Padova sulla Monselice Mare a Tribano. La base in cemento che sorreggeva il palo dell'autovelox è stata abbattuta nella notte e spostata dalla sua sede, probabilmente con l'uso di un trattore. È un sabotaggio, sbotta il sindaco Massimo Cavazzana, che contesta come su un rettilineo di 1,5 km con limite a 70 all'ora siano stati rilevate infrazioni con autisti che spingevano le proprie auto fino a 150 km all'ora. L'autovelox rileva, va, 80 infrazioni di velocità al giorno. Allora signore, attenzione, allora qua bisogna fare secondo me un'impostazione tipo il bastone alla carota. Allora io posso capire che quelli sono rotti il cazzo, che diceva stesso coso autovelox mi fa, io vado sempre dall'amante per tornare prima a casa, mi sono fatto fare mica vado a 150 e quindi automaticamente mi sgamano, che fate che vado a 150 per tornare alla mia moglie, così lei è cornuta, non lo sa, quindi cornuta e contenta, però dice a me mi fanno 80 contravvenzioni, quindi mi giro il cazzo, chiamo Gennarino potentissimo trattorista, che mi giri che Gennari te do 80 euro a te, togliami sto cazzo di cose, dove che io mi devo fare la storiella scappatella. Allora signori, io non so la dinamica della strada, non mi metto ovviamente a sindacare al posto del sindaco, che subito col dito alzato verso il cielo, lei non sa chi sono io c'ho i poteri forti, dice mi hanno deve, questo è il secondo che mi fanno fuori, ogni autovelox costa sui 20.000 euro, mi picca su e quindi ci girano i balle. Però
Però io dico, scusi signore, se mettono un'auto Velox in quel punto dica 70 e poi tu ci vai 150, se gli hanno messo 70 ci sarà un motivo, ci sarà un perché, come diceva la canzone. Vediamo un attimino come continua l'articolo. L'atto vandalico sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre, quando ignoti hanno letteralmente distrutto l'auto Velox durato giusto 2 mesi. Stando ai rilievi, un trattore avrebbe trainato il palo dal campo adiacente alla strada, come si evince dai segni di grossi pneumatici. Ho capito, quindi signora, abbastanza recente la situation. Qualcuno ha detto, mi sei rotto il cazzo, lo sai che faccio? Prendo il trattorino, smonto tutto e te lo faccio trovare un po' più sotto. Un atto che ricorda quanto compiuto lo scorso 10 agosto, quando a essere abbattuto era stato l'autovelox di Cadoneghe. Balzato agli onori della cronaca per le 24.000 multe rilevate solo nel primo mese di funzionamento. Minchia, 24.000 multe, puttana, a 80 euro di autovelox di multa, come minimo hai risanato le casse del comune, però hai fatto incazzare tutti come le faine. È giusto, signori. Io sono per i limiti di velocità, non voglio fare il bacchettone, non voglio fare il boomer, però signori, se ti mettono un coso là, un motivo c'è. Poi dice, omicidio stradale, ha divelto una giovane vita perché andava a 200 in una strada che c'era l'auto, io ho segnato che era 70. Signori, sono brutte storie, sono storie di cronaca che ci sono. Io sto cercando di renderla un po' positiva, però signori, bisogna essere responsabili, signori, bisogna essere responsabili. Fino ad oggi mia sorella me ne ha raccontato un'altra, che praticamente gli ha salvato una vita a una bambina che attraversava la strada, che se non gli gridava a uno stronzo con il motore, con lo scooterone che andava come il vento, se mia sorella non gli gridava, la bambina chissà in quale reparto, diciamo un po' reparto ospedaliero, poteva trovarsi in questo momento. Tutto bene, ciò che finisce bene, mi raccomando. Sembra una storia tipo to be continued, signori. Sembra una storia to be continued, chissà come finirà. Speriamo che la gente capisce che là non. Che là non si corre, e se è stato fatto in questa maniera un motivo, cioè se stiamo insieme ci sarà un perché, così diceva la canzone. Allora signori, io qua leggo un altro fantastico trafilè, un'altra fantastica notizia. Leggiamo questo bellissimo articolo. Avevano un comportamento strano, scopre che le pecore avevano mangiato 100 kg di marijuana. Signori, parliamo di strade, di cose strano ma vero, delle pecore che hanno mangiato 100 kg di marijuana. Vediamo un attimo cosa dice il trafiletto. Lo strano caso avvenuto in Grecia. Ad accorgersene è stato il pastore, che ha notato il comportamento bizzarro del gregge. Disperato, il proprietario del terreno agricolo, già devastato dalla tempesta Daniel, non è rimasto più niente. Ma quindi allora praticamente signori, già sento puzza di stavo con le pezze al culo, ero un pastore, sono rimasto con le pezze al culo, cosa faccio? Mi butto nel mondo del business della marijuana light, signori, pianta marijuana, sono arrivati signore pecore, si sono fatti la serata sulle spalle del povero proprietario terriero. Vediamo un poco cosa dice l'articolo. I maste senza cibo a causa delle inondazioni provocate dal passaggio della tempesta Daniel sulla Grecia. Un gregge di pecore ha ben pensato di modificare il menù, accontentandosi di quello che c'era in giro. Cercando qualcosa da mangiare, le pecore si sono introdotte in una serra che produce cannabis medicinale vicino alla città di Almiros, in Tessaglia, consumando circa 100 kg di marijuana. Ah, quindi signori, era tutto legalizzato, signor amico carabiniere, non stiamo dicendo cose strane, era tutto legalizzato, erba officinale potremmo chiamarla, tutta organizzata
per la vendita e per l'aiutare nuove tecniche di terapia per malattie, pezzi di merda. Signori, vediamo un attimino cosa è di continuare. Dice quindi ste pecore hanno visto l'erba fresca, l'erba bella saporita, bella, bella speziata. Dice oggi mangiamo thailandese. Vediamo un attimo cosa succede. Dopo l'insolita abbuffata, è stato il pastore a notare che le pecore avevano iniziato a comportarsi in modo strano. Ma il vero dramma è per il proprietario del terreno e della serra. La pianura in cui si trovano è già stata devastata dalla tempesta Daniel. Le piante nella serra erano le ultime rimaste dopo l'alluvione. Avevamo già perso tutto, ha raccontato ai media locali. E adesso una mandria di pecore si è mangiato tutto ciò che era rimasto. Non so se ridere o piangere. Ti credo io, perché questo, diciamo che quello ci lavora con la marijuana, non a fine di spaccio, ricordiamo sempre. Quindi una situazione poco piacevole, poco simpatica. Però, signori, quello giustamente dice, mo che cazzo faccio, come cazzo campo? Vediamo, finiamo di leggere questo articolo che sembra surreale, signori. Ricordiamo 100 kg di marijuana dato a fondo perduto. Qualcuno già insinua, voglio comprare il latte, il formaggio di quelle pecore. A inizio settembre la tempesta Daniel si è abbattuta sul Mediterraneo, provocando inondazioni soprattutto in Grecia, Turchia, Bulgaria e Libia, il paese maggiormente colpito con migliaia di decessi. Soprattutto nella zona di Derna. Vabbè, comunque sicuramente questo, giustamente questo signore, diciamo piange su, piove sempre sul bagnato, piange sempre sul bagnato. Lui dice io mo che cazzo faccio della mia vita, come la campo, la famiglia. È andato un po' a tutto a tarallucce e vino. Signori, io non vi romperei più i coglioni, già sono passato quasi l'una e diciamo che dovrei abbassare totalmente il volume dell'audio. Tornerei tutto in un'unica schermata. Signori, io vi ringrazio sicuramente di aver seguito. Spero che questa ultima notizia vi sia piaciuta, vi abbia strappato un sorriso. Pare fissa, ma è vero. Sembrava una stronzata, ma invece è un articolo che è preso da Today. B2SMR. Buonasera. Buonasera. Ah, caro eroe senza nome. Ma hai visto qualche... Allora, ti volevo chiedere una cosa. Tu che sei una persona senza sub, senza VIP e senza niente, signor eroe senza nome, le volevo chiedere, ma lei che ha visto le pubblicità, presso le pubblicità come sono messe? Minchia, siamo con una sub in più. Mi scrive che siamo con una sub in più. Ma secondo me questo è coglione. Questo mi... Boh, secondo me è sballato, non è vero. Scusami, scusami, qua mi dicono che sono 11 sub. Che fa? La gente si sub e non mi spunta niente, quindi sarà buggato sicuramente. Scusami un attimo che passo in modalità dashboard. Vediamo un attimo, gestione streaming. Appunto, 6 abbonamenti, non sono 11, quindi... c'è qualcosa che non funziona. Mette soltanto 2 pubblicità? No, perché non vorrei che sia qualcosa di devastante. E sono 2 pubblicità da 30 secondi? No, perché lungi da me mettere pubblicità a nastro, rompimento di coglioni. Più che altro quello che mi darebbe fastidio. Ai ai ai, Paloma. Niente, signori, quindi diciamo che volevo mantenere la pubblicità in una situazione che non poteva dare fastidio a chi poteva farlo. Signori, mi devo scrivere l'appunto domani mattina con calma, mi devo cercare un sito serio come quello delle Alci. Come il sito delle Alci, che mi dica delle cose divertenti, che erano simpatiche le cose che trovavo. Ma
veramente, signori, ridendo e scherzando, mi ricordo che ancora un sentito condoglianze alle persone che sono volate con tutto l'autobus dal cavalcavia. Ci sono già, il giorno dopo già c'erano delle varie situazioni poco piacevoli sul pezzo. Sulla novità dice che lui stava bene, non si è capito, dice che non si è capito perché il suo autobus è volato, perché diciamo anche la scatola nera degli autobus dicono che lui, l'autobus non stava correndo, quindi capace quello che, io mi viene da pensare che quello si è sentito magari mancare un attimo o ha perso per un motivo X il controllo del mezzo. Andava piano, il guardarail secondo me era fatto col attaccato con la sputazza, nel modo per dire che era molto molto poco serio come guardarail, e su coso e su autobus volò. Io non lo so cosa pensare, se è errore umano, se è sfiga, non lo so. A me mi triggera soltanto che delle persone per l'incompetenza e per la noncuranza dell'essere umano, c'è sempre quello che se la prende nel culo. È brutto dirlo, ma è la verità dei fatti. Signori, io siccome sento che mi sta calando la voce, se ne sta andando e prima che se ne va definitivamente, io vi vorrei salutare degnamente. Io spero che comunque anche questa live vi sia piaciuta, vi abbia tenuto compagnia, vi spingerà a tornare domani con un'altra live. Domani è sabato, in teoria dovrei fare una IRL in giro, cosa, poi signori come verrà si racconterà. Oggi doppia live che non c'entrava niente, abbiamo fatto una questo pomeriggio e una adesso. Io ringrazio, abbiamo avuto pure l'intervistona fotonica, spero di portarmene anche altre. Vi ricordo Instagram, Telegram, Discord e tanti social, basta cercare Beduino Ruben, mi trovate, scriverlo su Google, troverete comunque tutti i social di cui faccio parte o di cui io mi sono iscritto, quindi se volete potete organizzarvi. Signori, da Beduino Ruben è tutto, io vi ringrazio della compagnia, grazie di tutto, grazie a grazie a Roy Senza Nome, grazie Talismano, grazie Mattilans, grazie a Manatasi, grazie Teku, tutto Tuono Coltello che è entrato da poco. Poi chi c'è? Vabbè, un bel po' di gente che è passata, signori, anche Manganaccio, ho visto. E i soliti eroi, signori. Io un attimo prendo il cellulare. Signori, dal basso verso l'alto il signor Bedu vi saluta, vi dà la buonanotte, grazie della compagnia e spero che questa live vi sia piaciuta, signori. Buonanotte, hasta la fagiana sempre, occhio vivo e ciao cari.